Buonasera e bentrovati a 7 e mezzo con lo spazio dedicato all'ordine delle professioni sanitarie. 18 professioni sanitarie che stiamo scoprendo settimana dopo settimana con i presidenti dei vari albi. Alcune sono famose, altre un po' meno. Ecco, oggi siamo al 50% ad esempio, quindi diamo buona serata a Erika Scarica, presidente degli ortottisti, benvenuta. Buonasera, Ecco, grazie questo è il per 50% che si conosce meno degli ortottisti, mentre l'altro 50% con Francesco Zangari, tecnico sanitario della radiologia medica. l'invito. Buonasera. Insomma, in radiologia siamo tutti molto più, insomma, più sgamati. Siamo molto esperti, diciamo, insomma, chi non ha avuto a che fare, insomma, con la radiologia, quindi Esatto. è chiaro che è un po' più semplice. Parto da Erika per cavalleria anche e soprattutto perché siamo curiosi di andare a scoprire chi è l'ortottista. Allora, l'ortottista è il professionista sanitario che si occupa della valutazione, prevenzione e riabilitazione dei disturbi visivi, quindi di tutte quelle che sono le alterazioni sia della parte motoria che sensoriale dell'occhio. In termini poveri, l'ortottista è il professionista che si occupa della valutazione, ad esempio, nei bambini del cosiddetto occhio pigro, di cui spesso magari si sente parlare, quindi un occhio che è più deficitario rispetto all'altro e che, diciamo, grazie al nostro lavoro viene poi riabilitato, così come i disturbi che invece diciamo, colpiscono il paziente in età adulta in seguito a degli eventi che possono essere di natura vascolare, ma anche patologie endocrinologiche. Magari spesso non viene da pensare che, ad esempio, il discorso del patologie della tiroide possono dare problemi alla muscolatura dell'occhio. Quindi il nostro compito è anche quello di andare a valutare le alterazioni appunto che subentrano in seguito al processo infiammatorio che viene innescato con lo scompenso ormonale. L'ortottista è una figura che esercita sia nell'ambito privato che pubblico e si occupa anche di tutta quella che è la parte della semeiotica strumentale oftalmologica, quindi effettua tutti quelli che sono gli esami appunto che riguardano l'occhio. In più l'ortottista viene impiegato anche nella strumentazione in sala operatoria, quindi è fondamentale sia nella parte appunto di assistenza in sala operatoria, al tavolo operatorio, ma anche nella valutazione intraoperatoria dei disturbi della motilità che quindi vanno ad aiutare quello che è il lavoro del chirurgo. Però la domanda viene un po' spontanea a questo punto, perché cioè, per chi non è del settore, e mi ci metto per primo, la differenza, cioè l'ortottista, qual è la differenza allora con l'ottico e con l'oculista? Allora, l'oculista è il medico chirurgo, quindi che si occupa della diagnosi delle patologie dell'occhio. L'ottico invece, diciamo, è un'arte ausiliare, quindi è quello che si occupa della realizzazione in laboratorio degli occhiali. Su Ok, quindi c'è cioè su indicazione, indicazione, esatto, di quella il medico che è. dice che tipo di occhiale, che tipo di lente deve essere realizzata, quindi Esatto, è sì. un tecnico da questo punto di vista. Esattamente. Dopo torno da lei perché appunto adesso dobbiamo metterlo in pratica questa parte, cioè, adesso che abbiamo la teoria poi andiamo. Ci tengo a precisare che appunto per come diceva lei, visto che anche se poco conosciuta, in realtà l'anno prossimo la nostra professione compirà i 70 anni, quindi non è proprio una Sì, professione non così è. recente, ecco. Quindi ci tengo a sottolineare questa cosa, anche se poco conosciuta. Fate poca pubblicità. Esatto, dobbiamo sponsorizzarci di più. Dovete sponsorizzarmi di più perché altrimenti conosciamo di più gli ottici e gli oculisti, Sì. però devo dire, voi no, quindi c'è una carenza di C'è una carenza, marketing. esatto, e soprattutto, cioè, sembrava una professione di nicchia, ma è comunque molto, è molto versatile la nostra professione, infatti ci interfacciamo con molte altre specialità. Ecco, meno sicuramente di nicchia e meno bisognosa di marketing è quello dei tecnici sanitari di radiologia medica, Zangari, perché insomma voi avete un Una panorama. vastità e soprattutto, come dico sempre io, siamo sempre in prima linea. Siamo sempre in prima linea perché la radiologia è ovviamente implicata in tutti i processi, non soltanto di diagnosi ma anche di cura. E tecnico sanitario di radiologia medica è un professionista sanitario laureato al giorno d'oggi ed iscritto a un ordine professionale.
Quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che tutti i nostri telespettatori che ci stanno seguendo da casa possono stare certi e sicuri che il professionista che hanno in cura lui come paziente è tutelato dal punto di vista professionale e anche medico legale. Dal punto di vista pratico voi cosa fate? Radiografia? Diciamo è per quello per cui siamo maggiormente conosciuti, ma non soltanto diagnosi, quindi radiografie, TAC e risonanza magnetica, ma siamo anche implicati in quella che è la cura. Mi viene da pensare per esempio ai colleghi che lavorano in radioterapia, quindi è una professione molto, molto versatile. Lavoriamo anche noi nel pubblico, nel privato, e molti di noi esercitano anche la libera professione, ed è una professione sempre più ricercata, soprattutto al giorno d'oggi. Come dicevo prima, siamo in prima linea perché per esempio pensiamo recentemente a tutti i vari slogan che hanno fatto per l'abbattimento di vista, sì. Fondamentalmente. Sì. Purtroppo chi di noi non ha avuto bisogno per esempio di un TAC, di una risonanza magnetica? Questo implica che cosa? Che c'è sempre un tecnico di radiologia dietro quella macchina a lavorare. Ma queste liste d'attesa vuol dire anche che voi siete in pochi? Siamo pochi, è vero, siamo pochi, quindi riuscire a soddisfare il bisogno di salute al giorno d'oggi si fa fatica. E bisogna anche capire un po' come vengono efficientate queste risorse, che sono sempre più scarse e a me finite. Mi viene da pensare per esempio a un discorso che stavamo facendo prima, per esempio il CUP regionale. Secondo me potrebbe essere un grande slancio, un grande come posso dire, un grande aiuto e supporto a quei pochi professionisti che stanno lavorando e stanno facendo dei turni veramente esasperanti, e ci avviciniamo in un periodo caldo dove anche noi abbiamo bisogno delle nostre ferie estive, e dove per esempio avere un CUP regionale cosa vuol dire? Che se oggi ho bisogno di un TAC, di una risonanza, io devo chiamare la singola struttura, e non è così semplice. Se io invece riesco a chiamare un unico numero, riesco a capire nel mio bacino di utenza, per esempio nella provincia di Brescia, quale può essere la struttura disponibile, la prima a darmi. Certo, quella che è meno affollata, quella che ha meno. Se ne parla da tanto, da tanti anni, siamo nel 2024, io spero che venga presto esaudito questo. Ne hanno riparlato, c'è una sperimentazione, credo se non erro, in Franciacorta, che dovrebbe poi arrivare anche a Brescia, sì. E quindi credo che, perlomeno secondo quelli che sono stati gli annunci della Regione Lombardia, dell'assessore Bertolaso, dovrebbe essere una sperimentazione che ingloba tutta la nostra provincia, quindi non solamente la SST e la TS Franciacorta, ma arrivare anche. È stata scelta un'azienda pilota, la certo, SST sì. Franciacorta, dove partirà tra poco nel mese di luglio, e dopo sarà insomma un modello che sicuramente verrà perseguito anche da altre aziende. Ecco, radiografia, risonanza magnetica ormai sono alla base di qualsiasi cosa, cioè un accertamento è quasi di default. E una cosa che quando lei mi diceva prima, noi facciamo radiografia, risonanza magnetica, TAC, ma voi la refertate anche? No. No, in Italia la refertazione è soltanto al medico, non al tecnico sanitario di radiologia. Ma è una questione burocratica o è una questione anche di competenze per cui bisognerebbe studiare di più? Ambedue. Infatti quello in cui auspico fortemente è che si riesca ad aprire un master, in modo che questi colleghi che hanno deciso di sviluppare maggiormente le loro competenze riescono poi ad avere anche la base solida, che ovviamente la formazione non può che essere universitaria. Noi abbiamo formato tanti colleghi che sono andati all'estero a lavorare, in particolar modo in Inghilterra, dove mi chiamano e mi dicono: Francesco, ma noi qua, se noi facciamo questo percorso ulteriore che ci viene riconosciuto dall'università, possiamo addirittura refertare. E quindi è un discorso che in realtà risponde a tutte e due le domande, sia la formazione ma anche l'aspetto poi legislativo. Quindi sarebbe comunque un'evoluzione del vostro lavoro, cioè, diciamo, aprirebbe una carriera, possiamo chiamarla così? Assolutamente sì, io ho deciso di fare questo mestiere, questa professione, perché oltre ad esserne profondamente innamorato è una grande passione e secondo me è molto affascinante. Il tecnico sanitario di radiologia medica è iniziato con la pellicola, è arrivato poi al mondo digitale,
E adesso dove ci porterà il futuro? Molto ovviamente ci porterà a quello che è l'intelligenza artificiale. E la radiologia, ancora una volta, sarà in prima linea ad assistere a questo cambiamento, dove è già in atto. L'intelligenza artificiale la stiamo vedendo impegnata in tutto, cioè sì, dalla singola mail al nostro cellulare, cioè è già compresa in molte funzionalità che noi utilizziamo e neanche lo sappiamo. Lei, cioè, mi ha un po' acceso una lampadina quando lei diceva: sono innamorato di questa professione. Che cosa si vede in una radiografia, in un TAC, che insomma, noi non vediamo ovviamente? Vediamo quello che è lo sviluppo di una tecnologia iniziata più di 100 anni fa, e noi lo vediamo sintetizzata in una singola immagine. Questo secondo me è molto affascinante, perché dietro questo premere un bottone, diciamo così volgarmente, vedere questa immagine, dietro c'è un processo che è durato più di 100 anni, e secondo me questo è assolutamente affascinante, anche perché il principio fisico, okay, di come vengono poi emessi queste radiazioni, raggi X, perché allora non si conoscevano, furono appunto chiamati raggi X, è rimasto uguale, identico. Cioè, come vengono prodotti oggi i raggi X è uguale a come era nel 1895. Allora, qual è la domanda? Che cos'è che è cambiato oggi? È cambiato il nostro modo di guardare questa tecnologia. Certo. E adesso siamo lì che stiamo aspettando l'intelligenza artificiale. Che cosa vi aspettate dall'intelligenza artificiale? Cosa farà l'intelligenza artificiale e quale plus riuscirà a dare nel vostro settore? Darà sempre più una minore, diciamo, errore anche nell'interpretazione delle immagini. Noi prima abbiamo parlato anche di scarse risorse, ok? È vero, le risorse sono scarse, quindi pensate a quel personale che è sempre più affaticato, che si trova a fare turni sempre più massacranti e a dover sempre più stare a questo dietro il muro di lavoro. Dov'è che è il rischio? Il rischio è che aumenti un po' l'errore, esatto. Quindi l'intelligenza artificiale sicuramente non potrà mai, dico mai, soppiantare l'essere umano, potrà sempre aiutarlo, e in un momento così molto delicato, secondo me è un grande vantaggio, veramente. Molto affascinante. Erika Scarica, l'intelligenza artificiale nel vostro invece di settore può essere utile, si è già affacciata, ci sarà? Sicuramente ci sono delle evoluzioni anche in tal senso. Penso che prima o poi appunto l'intelligenza artificiale sarà di supporto un po' a tutte quelle che sono le nostre professioni, e quindi se consideriamo che l'occhio di per sé è un organo molto piccolo, ma è anche talmente, diciamo, complesso, in qualche modo comunque tutto quello che l'intelligenza artificiale potrà approntare in quella che è la parte, diciamo, diagnostico strumentale, è sicuramente importante anche nel nostro ambito. Senta, chi è che viene e chi è che deve andare dall'ortottista? Ecco, allora, come dicevamo prima, quindi l'ortottista non si occupa solo della valutazione dei bambini, che diciamo poi quello che è l'ambito che è più conosciuto, perché i bambini spesso ci vengono indirizzati dal pediatra, come dopo la visita filtro vengono inviati da noi per una prima valutazione, appunto per escludere che ci siano delle patologie della muscolatura della visione binoculare. In età adulta invece vi sarà capitato di sentire parlare dei pazienti che vedono doppio. Sì. Ecco, in tal caso parliamo di diplopia, e nostro compito è quello di andare a valutare qual è il muscolo colpito dell'occhio e apportare la terapia adeguata, che può essere la prescrizione di un occhiale prismatico, quindi un occhiale che ci permette di vedere nuovamente singolo, oppure se quando così metto non l'occhiale fosse, vedo bene, quando lo tolgo vedo doppio. Esatto, succede purtroppo anche quello. Hanno una costruzione particolare che quindi permettono al paziente di riunificare le immagini, che non cadono più in maniera idonea su entrambe le sulle retine di entrambi gli occhi, e quindi non permettono la fusione delle immagini. Quando ciò non è possibile, la nostra valutazione, quindi la valutazione ortottica, che a differenza del collega, noi almeno sulla valutazione ortottica abbiamo questa autonomia professionale, cioè la valutazione ortottica viene stilata da noi.
è indicativa per il chirurgo strabologo, quindi che andrà ad operare, a riposizionare i muscoli dell'occhio per permettere al paziente di vedere di nuovo singolo. Quindi in questo caso è il medico, che è medico chirurgo, che si baserà sul vostro, esatto, referto, sulla vostra valutazione? La nostra valutazione è fondamentale per questo tipo di approccio chirurgico, così come volendo trovare anche un nesso tra le nostre professioni, ne parlavamo proprio qualche giorno fa con Francesco, facendo lui le TAC, orbite massiccio facciale, sono utili per noi e per il chirurgo maxillofacciale per avere delle indicazioni, perché se appunto c'è un incarceramento muscolare in seguito ad una frattura del pavimento dell'orbita, quindi Francesco ci fornirà le immagini, noi valuteremo quella che è la parte motoria e sensoriale e in base a questo il chirurgo deciderà se operare o meno, quindi interdisciplinarità, esatto, per cui... Senti, ma domanda banale, non so se cioè, quanto utile, ma perlomeno penso che qualcuno se lo stia chiedendo, se dovessi dover rifare gli occhiali, sì, cioè vado da un ortottista, vado dall'ottico, vado dall'oculista. Allora, non voglio farle parlare male dei colleghi, ovviamente. No, assolutamente. Però, allora, sicuramente non averla messa in questa condizione, però era giusto per dare un riferimento a chi, ai cittadini, cioè a noi quattro occhi che a un certo punto dobbiamo, il problema ce lo dobbiamo porre. Allora, consideri che è fondamentale comunque fare una visita oculistica approfondita almeno una volta all'anno, due anni, a seconda delle condizioni, perché a volte si pensa appunto vedo male, ho solo bisogno di cambiare gli occhiali, in realtà di base ci sono delle alterazioni dell'anatomia dell'occhio, comunque delle strutture dell'occhio, quindi possono essere anche un'insorgenza di una cataratta o problemi retinici che non permettono comunque di vedere bene. Se la valutazione dell'ortottista permette di escludere quelli che sono invece, spesso a volte i pazienti arrivano dall'oculista e dicono ma vedo confuso, vedo strano e anche l'oculista non riesce ad trovare la lente più adeguata per permettergli una buona visione, anche se anatomicamente l'occhio sembra a posto. In realtà poi dalla valutazione ortottica magari salta fuori che ci sono appunto dei disturbi della motilità oculare, magari anche molto piccoli, impercettibili, che proprio l'ortottista riesce a rilevare, quindi in tal caso a suggerire anche all'ottico, all'oculista come correggerlo e all'ottico per la realizzazione, chiaramente. Ecco, quindi, cioè, se dovessi rifare gli occhiali o avere l'impressione di vedere meno bene, cioè di tornare a vedere meno bene, l'ortottista mi può dire se, insomma, come dovranno essere i miei occhiali. Sì, e comunque io ripeto, consiglio anche comunque una valutazione oculistica per valutare l'anatomia dell'occhio, che l'occhio sia a posto, che non abbia delle patologie. Francesco Zangari, noi abbiamo parlato appunto, cioè dicevamo prima che il tecnico di radiologia, insomma, ha un ventaglio di impieghi, chiamiamolo così, cioè da chi si rompe il gomito o una caviglia a chi invece sta facendo una cura oncologica, ad esempio. E, fra l'altro, per entrare in trasmissione, lei mi diceva una cosa che io non sapevo per niente, che siete voi che vi occupate di quando un paziente è sottoposto a radioterapia, cioè deve fare un ciclo di radioterapia. Esatto. Qual è il vostro campo d'azione in questo caso? Noi lavoriamo sempre su prescrizione medica. In questo caso lavoriamo su prescrizione medica del medico radioterapista. Nel senso, il paziente ha avuto la sua diagnosi e c'è bisogno di convogliare tutte queste radiazioni sulle cellule bersaglio, per capirci. Quindi ci viene prescritta appunto la terapia, dovrà avere tot terapia su tot sedute e noi andiamo a contornare questo fascio proprio sulla cellula bersaglio. Quindi noi affiancheremo questo paziente per più giorni. Infatti si crea un rapporto più stretto col paziente in questo caso, perché lo seguiremo per un mesetto circa, dipende dal tipo di prescrizione che ha fatto il medico radioterapista, e andremo appunto a convogliare queste dosi che andranno a uccidere queste cellule. Dicevate che voi non siete in tantissimi, perché ci sono pochi aspiranti tecnici radiologi? Sì. Allora, bisogna tener conto che all'Università degli Studi di Brescia afferiscono tre province. Stiamo parlando di Brescia, Cremona e Mantova, quindi una popolazione di più di 2 milioni di persone. E, quanti ne formiamo? All'anno non arriviamo neanche a 30 unità.
neanche a 30 colleghi. Poi mettiamoci anche un abbandono fisiologico, perché è naturale. Certo, certo. Quindi alla fine dei 3 anni avremo meno di 30 professionisti che dovranno coprire il fabbisogno di 3 province come Brescia, Cremona e Mantova, dove le opportunità lavorative sono nel pubblico, nel privato o la libera professione. Quindi il lavoro ci sarebbe sostanzialmente? Sì, il lavoro ci sarebbe. Ci sarebbe. Ma è un lavoro faticoso? E a lungo andare i turni sono un po' pesanti, soprattutto con i ritmi al giorno d'oggi e soprattutto con i carichi di lavoro, e penso ai colleghi che per esempio lavorano in pronto soccorso. Immagino, dove certo. fa bisogno, perdonatemi. Dopo la voglia di lavoro, sì, la voglia di lavoro è chiaro che è molto alta. Esatto. Esatto. Chiaro. E invece gli ortottisti come sono? Sono pochi, sono tanti? Allora, gli ortottisti sono in realtà pochi, infatti... Ed è caduto il microfono, ma non importa. Rimetto su, scusatemi. Bravissima, è già perfettamente... Perfetto. Capace. Brava, complimenti. Dicevamo, gli ortottisti in realtà sono pochi rispetto al fabbisogno sia regionale che nazionale. Tant'è vero che quest'anno, cioè col nuovo anno accademico, verrà attivato il corso di laurea anche qui presso l'Università degli Studi di Brescia, proprio per formare degli altri professionisti sanitari. C'è richiesta, anzi nell'ultimo periodo è diventato difficile reperire colleghi, per quel motivo per il quale è stata poi fatta richiesta anche col supporto appunto dell'ordine, dell'istituzione di questo nuovo corso di laurea. E proprio perché, come dicevamo prima, per quanto possa sembrare una cosa, diciamo, un ambito molto ristretto e finalizzato comunque alle competenze oculistiche, in realtà comunque la nostra valutazione è fondamentale. Certo. Soprattutto nell'ambito della chi lavora nell'ambito delle strutture pubbliche, spesso ci arrivano appunto consulenze richieste da altri reparti come la neurologia, neurochirurgia, medicina interna, endocrinologia, maxilla e quant'altro, quindi sicuramente servono tanti altri colleghi. Quindi io ripeto, Erika, marketing, dobbiamo assolutamente pubblicità. Allora, grazie ad Erika Scarica, presidente grazie degli ortottisti di Brescia, e grazie a Francesco Zangari, tecnico presidente dell'ordine dei tecnici dei sanitari di radiologia medica. Grazie. Buon lavoro, grazie a voi per averci seguito. Settimana prossima scopriremo altre 2 professioni sanitarie, ovviamente della provincia di Brescia. Buona serata a tutti.